Giuseppe Raiola, uno dei promotori di questa iniziativa che aiuta i piccoli pazienti a realizzare i propri sogni. Ecco, dottore Raiola, noi siamo arrivati alla quarta edizione di questa manifestazione e lei ormai la segue da tantissimi anni, quindi cosa vuol dire per lei vederla così sviluppata? Sicuramente una grande soddisfazione, perché vuol dire veder crescere in maniera esponenziale una propria creatura, un progetto che ci permette, come lei diceva, di realizzare i sogni anche che possono sembrare i più irrealizzabili dei nostri pazienti con patologie croniche, ma anche patologie di particolare gravità ricoverate nei nostri reparti pediatrici. Quest'anno, come insomma lei ben sa, avremo un ospite eccezionale, d'eccezione, che è Francesco Regno. Quindi questo per noi significa non solo aver fatto crescere la manifestazione, quindi accendere i riflettori nazionali sulla nostra città, sul nostro ospedale, sui nostri pazienti, ma soprattutto significa anche poter raccogliere una congrua somma che ci permetterà forse di realizzare qualcosa di molto importante per i nostri ragazzi. Ecco, per dimostrare che ciò che viene realizzato poi è concreto, proprio lei poco fa parlava di un'iniziativa fatta anche grazie all'aiuto della dottoressa Galati, che è stato quello nel 2000-2001 di portare i piccoli pazienti a Euro Disneyland. E quindi diciamo che il sogno vostro in realtà, di coloro che organizzano poi la manifestazione, è anche poter portare i piccoli pazienti nuovamente in un luogo come quello. Questo è un'ipotesi, ma ci possono essere tante altre iniziative. Certo, noi miriamo in alto, perché mirando in alto sappiamo bene che così e sarà corretto, così potremo sempre aspirare al meglio per i nostri piccoli pazienti. La quarta edizione di Artisti in Corsia, che è un progetto meraviglioso che ci consente di realizzare i sogni dei bambini. In genere si preferisce realizzare i sogni dei bambini che hanno problemi più complessi, e in questo i bambini del mio reparto sono privilegiati, tra virgolette, nel senso che a loro si dà la precedenza nella realizzazione dei loro sogni, e quindi la maggior parte dei sogni realizzati hanno riguardato proprio i bambini dell'ematologia pediatrica. E tra l'altro c'è da dire che questo progetto poi realizza in concreto i sogni che vogliono essere realizzati, sì. Quindi ecco, quest'anno ci sono già dei progetti che eventualmente sono, diciamo, nel cassetto dei sogni dei bambini? Sì, ce ne sono già. La realizzazione dei sogni finora è stata ogni volta una sfida, non sembravano semplici da realizzare, ma poi piano piano, con l'impegno di tutti, ce l'abbiamo fatta, e quindi senz'altro ce ne sono altri da realizzare. Col commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, con questa iniziativa arrivata alla sua quarta edizione, cosa vuol dire una tale iniziativa per l'azienda ospedaliera? Quindi aiutare a realizzare i bambini comunque con patologie a realizzare i propri sogni. Come dicevo, è un'iniziativa straordinaria, nel senso che venire incontro alle esigenze dei pazienti piccoli che vivono momenti di difficoltà alle loro famiglie attraverso questo tipo di iniziative è una cosa assolutamente meritoria. È la quarta edizione, quindi quest'anno avrà la possibilità di avvalersi di un artista di grande caratura come Francesco Renga. Quindi speriamo che ci sia una partecipazione da parte di tutta la popolazione e che i sogni dei bambini possano essere realizzati. Nel tempo sono state realizzate tante iniziative, e quindi quest'anno speriamo che con questa partecipazione, con questo nome, potrà essere ancora più significativa e più importante l'attività del Pugliese a favore delle persone e dei bambini che soffrono.